Buonasera Alessandro Maggi, lo vedo in diretta. Questa sera siamo ad Adria per la presentazione dei candidati alla Camera dei Deputati per il collegio Padova-Rovigo per il PD. Presenti Nadia Romeo, Alessandro Zan e Adalberto Lucchin, che sono appunto i candidati in questo collegio. Ascoltiamo gli interventi sia di Alessandro Zan che di Nadia Romeo in questa serata. Noi in questa campagna elettorale abbiamo un compito fondamentale, perché dinanzi ci aspetta un bivio, cioè l'Italia è di fronte ad un bivio, e forse queste elezioni, anzi senza forse, sono le più importanti della storia repubblicana, perché per la prima volta una forza politica post-fascista o neofascista rischia di andare al potere con la sua, diciamo, capa, Presidente del Consiglio. La posta è altissima in gioco, e non lo dico per fare lo spauracchio, lo dico perché c'è un disegno politico delle destre in tutto il mondo, guardate, a proposito del tema dei diritti. La prima cosa che la destra, quando va al potere, fa è quella di smantellare i diritti. E questo network delle destre, guardate, che è molto organizzato nel mondo, va dagli Stati Uniti fino a Orban e fino a Putin. Perché dentro il centrodestra abbiamo due forze politiche, Forza Italia e Lega, che sono vicine a Putin. Anzi, Salvini lo dice spudoratamente: bisogna togliere le sanzioni perché con Putin dobbiamo tornare ad essere d'accordo. Cioè, come se invadere uno Stato sovrano da parte di un'autocrazia, da parte di una dittatura, fosse un fatto così marginale, un secondario, no? Capite? Perché la destra colpisce i diritti? E per diritti non intendo solo i diritti civili, intendo anche i diritti sociali, i diritti ambientali. La prima cosa che fa la destra è colpire i diritti, perché? Perché una società senza diritti è una società più precaria, più povera, più impaurita e dunque più controllabile. Alberto, io e Alessandro siamo rappresentanti del territorio, l'avete detto prima, il collegio Padova-Rovigo, ma a differenza degli altri partiti del centrodestra che ci hanno catapultato dall'alto dei candidati, il nostro partito ha scelto, sempre perché scegliere è importante, di diciamo così candidare dei candidati del territorio, persone del territorio come Alberto, che è insomma la sua prima esperienza, però è all'uninominale del collegio Rovigo e Padova. Io ed Alessandro, esatto, che insomma Alessandro è il capolista, ma insomma l'avete detto voi, però ecco, un secondo posto per il Polesine ritengo che sia importante, che sia anche un segno di, al di là di come vada, un segno comunque di attenzione per il nostro territorio. E da qui vogliamo partire. Oggi, ripeto, con Alessandro abbiamo incontrato questi comuni, ma ci stiamo e Alessandro sta cercando di fare anche un mezzo miracolo, perché ha portato all'attenzione del MEF il problema, sono circa 8 milioni di euro che mancano a questi comuni, quasi 10, e sta cercando in queste ore di far inserire, diciamo così, questo emendamento che copra, diciamo, la questione dei comuni, e quindi questi 8-10 milioni di euro che servono alla nostra comunità, al nostro territorio, ai nostri sindaci per far funzionare le cose. E quindi credo che questo sia un segnale importantissimo, un altro segnale che con Alessandro stiamo cercando di dare ai territori, e vale anche per le piccole e medie imprese, ma anche per quelli che vorranno investire sul nostro territorio. Stiamo seguendo la ZES con lui, sembra che anche questa in queste ore possa andare in porto, sembra che insomma siglino questo famoso decreto, anche se poi la regione dovrà fare, ecco, la sua parte nell'individuazione dei piani. E quindi questo è un altro elemento importante. Sappiamo che la ZES darà circa, hanno stimato, 25.000 nuovi posti di lavoro, le imprese potranno arrivare con sgravi importanti, e questo è un elemento importantissimo per noi, perché insomma le aziende hanno bisogno in questo momento più che mai di essere supportate, di poter anche investire, e devo dire che il Polesine da questo punto di vista è una terra che dà grandi possibilità di investimento per le piccole e medie imprese. E quindi anche questo è un altro elemento importante che con Alessandro, perché dobbiamo essere concreti con le persone. I grandi proclami servono magari per
per la massa e per comunque per individuare quelle che possono essere le differenze fra il centro-destra e il centro-sinistra, ma la differenza poi la fa anche quello che noi facciamo per il nostro territorio e la rappresentanza che vogliamo dare al nostro territorio.